dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditegli: il Maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». In questo mercoledì della Settimana Santa il Vangelo ancora una volta ci presenta tra i suoi personaggi principali la figura di Giuda, Giuda l'Apostolo. Lo troveremo ancora altre volte nel cammino di questi giorni verso la Pasqua, come lo abbiamo trovato già nei giorni scorsi. Giuda, che mistero! È un apostolo, è stato scelto da Gesù dopo una lunga notte trascorsa in preghiera. Ha seguito il suo maestro per 3 lunghi anni. Ma che cosa è successo ad un certo punto? Molto spesso siamo così portati a banalizzare il suo percorso, l'abbiamo ridotto ad un personaggio bieco, l'abbiamo così esemplificato come il traditore. Le sottili sfumature del Vangelo però ci permettono anche di provare a capire meglio qual è stato il suo cammino. Come dicevamo, Giuda è anzitutto un apostolo, convinto di quello che fa. Eppure ad un certo punto qualcosa si inceppa, qualcosa si blocca, forse vedendo le difficoltà che ha incontrato nel suo cammino, forse vedendo una certa ostilità verso Gesù. Giuda si rende conto che il progetto del Signore sta miseramente naufragando. Arriva forse da solo a trarre questa conclusione. E di fronte a questa conclusione non ci sta, non accetta questo Messia dimesso e povero. E allora forse prova a forzare un po' la mano, prova lui ad organizzare un incontro con il Sinedrio, convinto che Gesù riuscirà ad assicurare, a convincere tutti sulla verità e sulla bontà della sua missione. Invece le cose vanno diversamente. Gesù viene arrestato e condannato. Allora, come dobbiamo rapportarci con la figura di Giuda? Dobbiamo condannarlo senza attenuanti oppure dobbiamo provare a capirlo, a comprenderlo? Ci viene in aiuto Don Primo Mazzolari, parroco di Bozzolo, che in una omelia per il Giovedì Santo del 1958 disse così: «Povero Giuda, che cosa gli sia passato nell'anima io non lo so. È uno dei personaggi più misteriosi che noi troviamo nella passione del Signore. Non cercherò neanche di spiegarvelo, mi accontenterò di domandarvi un po' di pietà per il nostro povero fratello Giuda. Non vergognatevi di assumere questa fratellanza,
io non me ne vergogno, perché so quante volte ho tradito il Signore, e credo che nessuno di voi debba vergognarsi di Lui. E chiamandolo fratello, noi siamo nel linguaggio del Signore. Ecco, queste parole di Don Primo Mazzolari ci fanno capire quanto Giuda ci assomigli. Quando pensiamo che l'opera di Dio vada corretta e migliorata, quando non siamo più discepoli, ma vogliamo diventare maestri. Ci accompagni la figura di Giuda e ci chiami a conversione nel nostro cammino verso la Pasqua. Thank you.